Cari concittadini, facciamo chiarezza sulle strisce blu in prossimità dell'ospedale Rizzoli. Nelle immediate adiacenze di Rizzoli esistono 138 posti auto, 100 dei quali restano liberi, bianchi, da poter parcheggiare esattamente nelle zone che vanno dal pronto soccorso, lungo la palestra, lungo la scuola media, fino all'incrocio con Via Lava, il canalone della Lava stesso. Dall'altro lato, di fronte all'ospedale Rizzoli, fino a Casamicciola, a confine con Casamicciola, fino a Via Idomade, queste sono tutte zone che restano libere, che restano di strisce bianche. Andiamo a regolamentarne solo 38 su 138, di questo stiamo parlando. Queste 38 sono prospicie dell'ospedale Rizzoli, all'interno delle quali sono state previste stalle di sosta per i portatori di handicap e parcheggio rosa per le donne in gravidanza. Per quanto riguarda la regolamentazione, si rende necessaria perché oggi? Oggi perché oggi abbiamo la disponibilità di città metropolitana. Perché andiamo a regolamentarla? Andiamo a regolamentarla perché, come sapete, né io, né voi, né nessun utente dei Rizzoli, compreso il personale medico, paramedico, di tutti coloro i quali vi lavorano, hanno mai trovato posto. Non c'è posto di parcheggiare. Perché? Perché quelle aree sono occupate da macchine che restano lì anche settimane e mesi interi. Dobbiamo fare cassa? Non è così. La tariffa approvata testimonia che è esattamente il contrario. Noi abbiamo previsto 50 centesimi di euro all'ora e per il personale dell'ospedale abbiamo previsto un abbonamento di 30 centesimi di euro al giorno, pari a 10,80 euro al mese, con l'auspicio che questa misura possa dare la possibilità a tutti gli utenti dell'ospedale di trovarlo finalmente un posto in quell'area, perché fino ad oggi è francamente impossibile. Si è detto anche che io scapperei da una manifestazione organizzata per martedì. Non è così. Io martedì sono a Napoli, come già riportato dalla stampa qualche settimana fa, perché c'è la prima conferenza dei servizi per la ricostruzione post-sisma e sono stato convocato nella qualità di sindaco dall'onorevole Legnini, commissario alla ricostruzione. Quando ho ricevuto nella mia posta la comunicazione di questa manifestazione, ho prontamente informato gli organizzatori che se avessero voluto parlare col sindaco possono venire in qualsiasi momento, ma tranne martedì che, come vi dicevo, per ragioni d'ufficio non sono sull'isola. Questo è quanto attiene alla regolamentazione del parcheggio di fronte all'ospedale Rizzoli. Tenevo a rivolgermi direttamente a voi con l'auspicio che questa misura possa nel medio termine dare i risultati sperati, e cioè di mettere tutti noi nella condizione di trovarlo un parcheggio nei pressi dell'ospedale Rizzoli.